Villa Trivulzio, Agrate Brianza. Il principe Don Antonio Tolomeo Trivulzio incaricò l'architetto Giovanni Ruggeri di progettare una grandiosa villa a Omate, come documentano le stampe di Marcantonio Dal Re nel libro Sulle ville di Delizia. Di quel progetto venne realizzata solo una parte e le forme attuali della villa derivano da interventi 800 e 900. La villa presenta oggi due corpi di fabbrica uniti da un porticato ad arcate sul quale è ricavato un ampio terrazzo. Intorno al 1860 l'architetto Alemagna aveva ristrutturato la villa, realizzando la pensilina in ghisa sul lato verso il parco e creando un nuovo ingresso al centro. Anche gli interni furono rinnovati in senso eclettico, con camini in stile gotico e decori neorinascimentali in alcune sale. Ma la caratteristica principale della villa era costituita dai giardini spettacolari, che si estendevano fino a raggiungere il corso del Molgora, modificato per fungere da confine. Aiuole irregolari con fantastiche fontane resero noti i giardini, visitati nel 1728 anche dal Montesquieu. Nella seconda metà dell'Ottocento, il giardino fu ampliato e trasformato in giardino all'inglese, con macchie arboree irregolari percorse da viali sinuosi. Un restauro condotto dai nuovi proprietari, concluso nel 2000, ha interessato anche il settecentesco ponte sul Molgora, antico ingresso occidentale della villa.